Prosegue la marcia della co-capolista Atletico Senza Morrone, che riesce a vincere anche il derby contro la Brutium di Cosenza, un 3-1 finale che dice tutto sulla gara che la squadra di Stranges ha giocato. Appunto i cosentini, dopo la sconfitta dell'ultima giornata di andata contro la Vigor Lamezia in casa, hanno ripreso la loro marcia e affiancando il Sambiase restano in testa. Adesso oggi toccherà al Sambiase stabilire di riportarsi in parità proprio contro con la squadra cosentina. Serve un calcio di rigore agli uomini di Stranges appunto per bloccare il risultato, con il giocatore Cordua che atterrato in aria poi si incarica egli stesso della battuta dal calcio degli 11 metri e realizza il vantaggio per il Morrone. Manco dopo 5 minuti arriva il pareggio con un'autorete della squadra della Brutium, con il proprio giocatore Tomasi che nel tentativo di intercettare la palla invece devia la sfera alle spalle del portiere Marchese. Arriva il 2-1 invece per gli ospiti, che con Cotarelo, che è l'argentino che si trova alla palla in zona di aria e riesce ad accorciare le distanze. Lo stesso giocatore per poco dopo avrebbe anche l'opportunità del pareggio, ma la palla esce fuori dal set della porta della Morrone. Nel secondo tempo però ci sono soltanto i padroni di casa e con Ferraro riescono a triplicare, quindi mettere due gol di vantaggio rispetto agli ospiti e quindi giocarsi la partita serenamente, tanto è vero che falliscono tante altre occasioni che avrebbero potuto impinguare questo risultato. Alla fine diciamo che l'Atletico Senza Morrone riesce ancora una volta a mantenere la testa della classifica e tutto probabilmente, come abbiamo spesso ripetuto, potrà decidersi nei confronti diretti con, particolarmente con il Sambiase, ma anche con le squadre che seguono, tra cui quella Vigor Lamezia, a cui dovrà rendere vista proprio nell'ultima giornata di ritorno.